Ciao ragazzi e bentornati nel canale. Oggi parliamo di quale terriccio è adatto per i semenzai, soprattutto in vista di quelli invernali da mettere in serra. Ci prepariamo a fare nuovi semenzai per l'inverno, ma la domanda fondamentale è: ma quale terriccio utilizzare? Questo è perché se non lo azzecchi non cresce nulla. Forse abbiamo trovato quello giusto. È ora di rimettere assieme tutte quelle erbette che ci fanno comodo per l'inverno, per la cucina di tutti i giorni, che è sempre utile avere in casa. Qui per esempio vedete erba cipollina, basilico gigante napoletana, abbiamo trovato questo alla casa dei semi, e della lattuga ubriacona, anche questa molto particolare, foglie molto larghe con belle venature. I semenzai li abbiamo visti in un altro video che vi metto qui sopra, ma alla fine vanno tutti bene, noi ci siamo trovati bene con questa soluzione qua. Per anni abbiamo provato vari tipi di terriccio universale. Osservando bene, il terriccio è un mix abbastanza sfilacciato di humus, organico, non so dentro se ci sia, cioè sembra tutto tranne che terra praticamente. Provando per caso il terriccio quello adatto per il prato, abbiamo osservato una cosa molto particolare: intanto la sua finezza, perché contiene al suo interno torba bionda, torba nera, sabbia silicea e humus di corteccia. Questo è il risultato, un composto molto sciolto, ideale per il semenzaio. Ecco qui che quindi abbiamo il 90% della germinabilità. Solamente una celletta è rimasta scoperta, come vedete. Eccola, questo che vedete è il risultato di 2 settimane. Chiaramente chi germina prima, chi dopo. E comunque è il caso, comunque già che ci siamo ve lo faccio vedere, di ripicchettarli, quindi di trovare una destinazione più grande, perché qua dentro hanno finito il loro ciclo. Spero di esservi stato utile. Al prossimo video. Ciao, a presto.